Graumi e l'abuso. Ne parliamo quest'oggi con la psicologa, la dottoressa Alessia Malandrino, che ringrazio per essere qui e alla quale do la benvenuta. Grazie, grazie a voi per avermi invitato. Dottoressa, due temi legati importanti, poi vedremo perché. Il trauma e l'abuso. Partiamo a monte, cos'è l'abuso dal punto di vista psicologico? Allora, con abuso si intende solitamente i maltrattamenti rientrano nell'abuso. Ci sono diversi tipi, infatti, di abusi. Abbiamo l'abuso fisico, l'abuso verbale, l'abuso psicologico, come l'abuso sessuale, ma anche l'abuso economico. Questo solitamente viene perpetuato più all'interno di una relazione fra partner. Sono rientrati anche fra gli abusi e i maltrattamenti anche la trascuratezza e la negligenza, questo special modo nelle famiglie, quindi le figure genitoriali nei confronti dei minori. Diciamo che l'abuso in sé per sé rientra ovviamente nella categoria del trauma, può essere assolutamente considerato come un trauma. Ecco, il trauma, sempre da dal punto di vista psicologico, cos'è esattamente il trauma? Allora, il trauma è l'esposizione ad una minaccia, ad un pericolo, che può essere sia fisico come psicologico. Può essere vissuto in prima persona, quindi direttamente da noi, come può essere vissuto anche assistendo a terze persone che stanno avendo questo evento. A cominciare, diciamo, da lesioni, da percosse, ma anche fino a rischiare proprio un pericolo di vita, quindi fino a proprio vero e proprio lutto. E è un evento che è così emotivamente, ma anche fisicamente impattante, da essere vissuto da noi come intollerabile. Ed è per questo che ci lascia un segno così profondo. E molti autori nel mondo del trauma parlano del trauma come un evento spartiacque, quindi come se ci fosse un pre e un post trauma. È anche un macigno che si pone sul nostro cammino. Le tipologie di abuso, lei poc'anzi ne ha accennata qualcuna. Assolutamente. Beh, quella fisica, diciamo, è una delle più tipiche, quindi un'aggressione ad esempio, una percosse, una lesione, come quella verbale invece, gli insulti di questo tipo, e poi abbiamo quella purtroppo anche psicologica, come le manipolazioni che avvengono all'interno di famiglie, di relazioni fra partner, possono avvenire in diversi contesti. E l'abuso anche quello sessuale, purtroppo. Questi tipi di abusi, diciamo che possiamo distinguere l'abuso in un abuso singolo, quindi un abuso che è stato circoscritto nel tempo e nello spazio, come in molteplici invece abusi che sono stati perpetuati soprattutto durante un'età infantile, ma ancor peggio da persone di riferimento, quindi come figure di riferimento genitoriali, che dovrebbero essere a loro volta accudenti, protettivi nei confronti invece del bambino vittima. Invece di dare questa sicurezza al bambino, sono abusanti, sono maltrattanti. Come dicevo prima, esiste anche la trascuratezza in famiglia, che questo è rientrato anche a far parte degli abusi. Tutto questo è nella sfera non del trauma singolo, ma del trauma che chiameremo complesso, che è un trauma che lascia molti, diciamo, strascichi. Esatto, esattamente, perché comunque va proprio a strutturare poi come si formerà il cervello di un'età infantile, anche poi in seguito nell'adolescenza e così via. Facciamo anche una distinzione tra abuso singolo e abusi ripetuti, perché c'è una differenza che poi chiaramente si ripercuote poi nella definizione del trauma, nella costituzione del trauma. Esatto, allora l'abuso singolo è qualcosa che può essere circoscritto in un tempo e in uno spazio. Una cosa, diciamo, tipica può essere anche non solo l'abuso, ma anche il trauma. Il trauma tipico circoscritto è quello dell'incidente. L'abuso singolo può essere la singola aggressione fisica, come la singola aggressione sessuale. E mentre quelli, come dicevamo, molteplici, quelli ripetuti, quelli fanno più parte appunto del trauma complesso, della sfera in cui soprattutto in un'età
infantile si va a proprio strutturare un certo tipo di cervello, in quel punto io dovrei ricercare dalla mia figura di riferimento protezione, accudimento, e invece subisco un maltrattamento, subisco degli abusi. Questo è molto confondente, questo poi andrà a generare delle problematiche in futuro. Il trattamento di una persona che ha subito un trauma. Allora, il trattamento, beh, intanto è interessante capire anche come reagiamo in questo senso ai traumi, perché non tutti reagiamo nello stesso modo, per capire poi come trattarli. Diciamo che un esempio che mi è sempre piaciuto per capire come si reagisce ai traumi è un esempio di un famoso traumatologo che è Van der Kolk. E due individui che sono nella stessa macchina subiscono un incidente stradale anche abbastanza grave. L'individuo che guida non è responsabile dell'incidente, quindi entrambe vittime. A questo incidente reagiranno in una maniera che potrebbe essere totalmente diversa. Ad esempio, uno dei due si può iperattivare, quindi può cercare l'attacco fuga, può urlare, cercare di scappare. L'altro invece si può totalmente ipoattivare, si può spegnere, addirittura svenire. E questo è interessante perché appunto non tutti, ci dice appunto che non tutti andranno poi a sviluppare una psicopatologia necessariamente dopo il trauma. La, diciamo, psicopatologia più frequente che si riscontra dopo aver subito un evento traumatico è quella che noi chiamiamo il PTSD, ovvero il disturbo post-traumatico da stress o da stress post-traumatico. È interessante la patologia perché si verifica, cominciano i sintomi, diciamo, dopo un po' di tempo dall'evento traumatico, dopo circa 6 mesi, e vi sono vari sintomi, tra cui appunto ricordi intrusivi, immagini intrusive, fastidiose, incontrollabili del ricordo traumatico. Questo non solo nella sfera diurna, ma anche durante la notte, ad esempio disturbano i nostri sogni, il nostro sonno. Abbiamo un'iperattivazione costante, quindi c'è una sensazione di tensione, di allarme, che può essere molto molto inficiante nella vita di tutti i giorni. Questo può provocare chiaramente anche una grande sofferenza, una sofferenza significativa, quindi un tono dell'umore basso. E poi si possono attuare degli evitamenti. Evitamenti in che senso? Nel senso che si cercherà di evitare tutto ciò che ci riconduce, ci ricorda consapevolmente o non a quel trauma. E per esempio nel trauma circoscritto, qualunque cosa dello spazio-tempo, qualunque cosa ci ricordi quell'evento, si tenderà ad evitarlo. Nell'abuso, ad esempio, sessuale, si andrà molto a cercare di evitare magari rapporti di intimità, perché possono sfociare in qualcosa che comunque ci triggera, ovvero ci ricorda, sì, ci possono riattiva. Condizionarci poi nella vita. Le tecniche più esatto. Ricorrenti per rimuovere un trauma? Allora, diciamo il lavoro principale per andare a lavorare sul trauma è cercare di passare dal rivivere un trauma al ricordare il trauma, perché riviverlo è tutto ciò che ci scatena poi la sintomatologia, ci scatena il fatto che il nostro corpo si attiva come se in quel momento stesse rivivendo quel momento, quel trauma, mentre ricordarlo ci leva tutta questa parte di sintomatologia. Il trauma, come anche nel lutto, ovviamente non è che sparisce, però lo viviamo in un altro modo. Una delle tecniche, diciamo, più rinomate e famose per, diciamo, la risoluzione di eventi traumatici è l'MDR, ad esempio. E lì si tratta molto di cercare di reintegrare la memoria traumatica, quindi l'evento traumatico, di integrarlo nella nostra storia, nel nostro, insomma, vissuto, in modo che non sia più disturbante in qualche senso. È una tecnica, è un protocollo, anzi molto complesso, un protocollo, ci vogliono molte sedute, bisogna stare attenti a certi tipi di sintomi come quelli dissociativi, e non è semplice, c'è una formazione apposta, però è molto efficace. Bene, dottoressa, è stato un piacere ascoltarla, temi molto importanti, sicuramente avremo modo di approfondirle successivamente. Vorrei ricordare anche i suoi recapiti, il suo numero di telefono 328-2079-684 da mettere a disposizione del nostro pubblico, e l'indirizzo email malandrinoalessia95@gmail.com. Grazie dottoressa per essere stata qui con noi. Grazie a voi.